Sono il dottor Paolo Montemurro, chirurgo plastico, benvenuti nel mio canale YouTube. L'argomento che volevo trattare oggi ha a che fare con una tematica, se così vogliamo dire, molto sensibile, e cioè il fatto che molte pazienti che si approcciano a un intervento di chirurgia plastica esprimono il loro timore e le loro paure nei confronti dell'anestesia, cioè dopo aver effettuato una visita in cui viene discussa l'intervento chirurgico che deve essere effettuato, appunto, queste pazienti cercano un po' di far capire come in realtà non si sentano molto tranquilli per quello che è appunto l'anestesia. Penso che sia una cosa molto comprensibile, è vero che per un chirurgo plastico che opera praticamente tutti i giorni è una cosa normale vedere un paziente addormentarsi e appunto andare incontro ad un intervento chirurgico, ma mi rendo veramente ben conto che non è così per coloro i quali magari vengono appunto ad effettuare una visita perché è interessato ad un intervento, magari non sono mai stati operati, magari pensano appunto che l'anestesia possa davvero essere pericolosa. Molti mi dicono: ah dottore, io però voglio farmi il seno, ma ho due bambini a casa, vorrei tornare a casa. Ma certamente sono delle paure, a mio avviso, molto comprensibili. Vorrei cominciare con il dire una cosa che uno dei miei anestesisti mi ha detto qualche anno fa, che mi ha fatto molto ridere, cioè: di alle tue pazienti che il rischio che qualcosa vada storto durante l'intervento è molto minore del rischio che qualcosa vada storto durante una visita, dove magari appunto durante la visita la paziente è nervosa e non c'è nessun controllo di quelli che sono i parametri, il cuore, la respirazione. Per cui ovviamente questa è solamente una battuta, però per dire che durante l'intervento chirurgico in realtà l'anestesista ha proprio il controllo su tutti i parametri: il cuore, l'attività cardiaca, la respirazione, l'ossigenazione, tutto quanto. Per cui laddove dovesse succedere qualcosa durante l'intervento, l'anestesista ha modo di intervenire prontamente e appunto rimettere in sicurezza il paziente stesso. E anche per questo è veramente molto importante rivolgersi, come dicevo in uno dei miei video precedenti, ad un chirurgo plastico che abbia con sé un team preparato, appunto, dove sia incluso anche un anestesista. Laddove si vanno a sentire a volte notizie molto tristi, come: ah, un paziente ha effettuato un intervento di chirurgia plastica ed è morto nell'est Europa. Ovviamente io non ho assolutamente niente in contrario dell'est Europa, ma questo è solamente per dire che molto spesso in queste strutture, magari proprio per abbassare i costi, così gli standard di sicurezza non vengono rispettati, magari appunto non c'è nemmeno un anestesista, e quindi si può andare incontro veramente anche a delle fatalità che sono terribili. Oppure molte pazienti mi chiedono: ma cosa succede se io sono allergica all'anestesia, non sono mai stata addormentata prima? Ecco, innanzitutto questo è un po' un mito da sfatare: non si può in realtà essere allergici all'anestesia, ecco, all'anestesia che si fa per addormentare un paziente. Ed inoltre vengono sempre effettuati tutta una serie di esami, come noi li chiamiamo preoperatori, per poter capire se un paziente può andare incontro in maniera sicura ad un intervento chirurgico o meno. E questi esami preoperatori vengono guardati e valutati e letti prima dell'intervento dall'anestesista. Per cui ancora una volta ecco perché è molto importante avere nel proprio team un anestesista serio, preparato, che possa anche riconoscere un paziente che in realtà non ha le caratteristiche, l'idoneità per poter andare incontro ad un intervento chirurgico. Per cui può capitare, non capita di rado in realtà, che l'anestesista dica: no, ecco, questo paziente magari allo stato attuale delle cose non può essere operato. E quindi appunto un chirurgo plastico che nel suo team ha questo tipo di figura, l'anestesista, deve sicuramente essere preferito a chi invece appunto non ce l'ha. Inoltre un'altra cosa molto importante è capire che la chirurgia plastica, diciamo nella stragrande maggioranza delle operazioni, è una chirurgia di superficie, quindi non è una chirurgia profonda in cui si va in profondità al corpo, e questo, diciamo così, perché no, può anche di per sé ridurre quelli che sono i rischi di un'operazione che generalmente anche nel campo della chirurgia plastica non è mai un'operazione molto molto lunga anche in termini di tempo. Per cui, per concludere, insomma, voglio dire che il rischio in realtà di andare incontro ad un intervento di chirurgia plastica in anestesia ovviamente c'è, perché nessuno può dire che un intervento è semplicemente completamente senza rischi, però sicuramente un intervento in anestesia locale, un intervento grosso in anestesia locale, è più rischioso, perché non c'è la persona, cioè l'anestesista, che possa avere il controllo di tutti i parametri, e se qualcosa succede non può intervenire. Per cui il messaggio è sicuramente sempre quello di
rivolgersi a un chirurgo plastico serio che operi in una struttura convenzionata, che può essere una clinica privata piuttosto che un ospedale, e che quindi possa garantire tutti quelli che sono gli standard di sicurezza, anche grazie al fatto che ci sarà sempre un'anestesia, un anestesista in presenza durante l'intervento, in modo tale da ridurre al minimo tutti i rischi di un intervento chirurgico. Con questo vi saluto, per oggi è tutto e vi aspetto al prossimo video.